Devo correggere una cosa sbagliata che ho detto nel video precedente, e cioè che nella formula della forza di Faraday va messa la lunghezza del filo, per esempio, mi pare 8 centimetri. Invece no, ci va messo soltanto quel tratto di filo che sente il campo B, il campo induzione magnetica. Dal momento che il filo è più lungo della larghezza dei poli della calamita, allora non tutto il filo è interessato e sente il campo magnetico. La parte immersa di filo nel campo magnetico è soltanto 3 centimetri in questo esempio, cioè la larghezza della calamita, e quindi nella formula ci vanno soltanto 3 centimetri. Potrei metterci 6 centimetri di filo nel caso in cui io mettessi due calamite identiche affiancate, che così prolungano la lunghezza del campo B da 3 a 6 centimetri. Però attenzione che il campo B rimane della stessa intensità di prima, non è che dalla prima alla seconda figura il campo B aumenta di intensità, l'intensità rimane la stessa, semplicemente diventa più lungo, è un campo B che interessa una lunghezza di 6 cm anziché 3, e in questo caso qua dovrei mettere 6 cm, il tratto di filo che è immerso nel campo B.